Al via la campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata organizzata dall'azienda Angri Ecoservizi. La campagna sarà articolata con il coinvolgimento delle scuole attraverso incontri e visite guidate presso impianti che riciclano rifiuti. Materiale informativo sarà distribuito ad ogni plesso scolastico del territorio, mentre in ogni condominio è già partita la distribuzione di una locandina con il calendario di conferimento dei rifiuti. La prossima settimana, inoltre, sarà installata presso il parcheggio del l'Arex MCM, un'isola ecologica per mettere fine all'abbandono dei rifiuti in quella zona. Nel frattempo, gli agenti della polizia locale e le guardie ambientali continueranno a vigilare sul territorio per stanare i trasgressori. In questi tre mesi ci sono stati già controlli sia dalla parte delle guardie ambientali sia dalla polizia locale e ha funzionato. Dispiace usare la parola repressione, però è ovvio che se il cittadino continua a non raccogliere e differenziare in modo corretto si dovrà per forza incrementare anche il controllo sul territorio. Anche per questo ci sono già le prime multe, ma in un senso proprio perché bisogna davvero essere civili. Io sono un amante degli animali, ho dei cani e dei gatti, però lasciare le deiezioni del proprio animale per strada significa non avere rispetto per la città e per i cittadini. Il mio appello va veramente a tutti, veramente di organizzarci insieme, di collaborare, perché va a vantaggio nostro, della nostra città, del nostro ambiente e delle nostre tasche. C'è un numero verde per tutte le informazioni di cui il cittadino ha bisogno. Chiamerà questo numero verde, risponderà un addetto dell'azienda e il numero è l'800 21 23 88.